Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi prendiamo in esame il nuovo Sony Xperia Tipo, il nuovo entry level di casa Sony, naturalmente parlando della famiglia Xperia. Tipo è un telefonino molto, molto facile, molto semplice in tutto. È un telefono con delle forme molto, direi, giovanili, con delle dimensioni molto contenute, quindi uno di quei telefoni che si usa con molta facilità, un prezzo di acquisto contenuto sotto i 150 euro, quindi abbiamo, è una di quelle occasioni che possiamo utilizzare per entrare in contatto con il mondo Android a prezzi di acquisto veramente veramente irrisori. Vediamo qualche caratteristica. La parte frontale, display con diagonale da 3,2 pollici e risoluzione 320x480 pixel. Il display è un display TFT a 262.000 colori. Un display che fa più che bene il proprio lavoro considerando la fascia di prezzo del telefono. Nella parte superiore abbiamo la capsula auricolare, chiedo scusa. Sensore di luminosità e di prossimità e assente la videocamera frontale. Nella parte bassa abbiamo il nostro classico tastino di attivazione del menu contestuale, quello che ci permette di modificare i contenuti della pagina che stiamo consultando. Tasto Home che, se lungamente premuto, dà come al solito accesso al multitasking. E il tasto di ritorno. Quindi la parte frontale è completamente sprovvista di tasti fisici. Parte destra del telefono con il solo bilanciere per il controllo del volume, un foro per inserire eventualmente un laccetto per trasportare il telefono, foro per il microfono, un piccolo incavo per sganciare il cover posteriore, presa micro USB nella parte superiore. Presa per la cuffia e il tasto di accensione. Parte posteriore con questo cover che, benché in materiale plastico, regala una sensazione molto gradevole al tatto e non ha nessun tipo di scricchiolio. Quindi, una delle cose che anticipo, che ho gradito particolarmente di questo telefono è che, pur appartenendo a una fascia economica di prezzo, sembra molto ben assemblato. Mi è piaciuto molto. Altoparlante di sistema e fotocamera. La fotocamera è una cam da 3,2 megapixel che purtroppo è sprovvista sia del flash LED che dell'autofocus e permette di girare video in risoluzione VGA, quindi soltanto 640x480 pixel. Diciamo che entrambe le due funzioni, sia il video che le foto, non sono malaccio considerando il punto di partenza, ma certamente non hanno nulla a che fare con cam di livelli superiori che ci è capitato di utilizzare di recente. Il telefono è un telefono che gira su una piattaforma abbastanza consolidata, il processore è il classico Qualcomm, in questo caso con clock da 800 MHz, scheda Adreno 200, e 512 MB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna, volevo andare a vederla insieme. No. È qui. Allora, il telefono, pur essendo un telefono di fascia economica, ha una dotazione di memoria di tutto rispetto. Come possiamo vedere, abbiamo quella che ci viene indicata come memoria interna del telefono, abbiamo spazio totale 754 MB. Qui abbiamo installato qualche applicazione e ne abbiamo ancora 624 liberi. Sempre integrate abbiamo quella che viene definita memoria interna in questo caso, altri 2,15 giga, che possono essere anch'essi utilizzati come la memoria principale del telefono per le applicazioni, foto, video e quant'altro. Ora, la cosa che ritengo interessante è proprio questa, che finalmente si sta arrivando anche in telefoni con un prezzo d'acquisto così contenuto a considerare il problema della memoria interna. Il problema naturalmente nasce dal fatto che non tutti i software che possiamo scaricare
per il sistema operativo Android sono ancora pronti per essere spostati sulla scheda di memoria. Mi è capitato proprio qualche giorno fa di imbattermi con due persone diverse che hanno due telefoni, uno un po' anzianotto, l'altro di fascia piuttosto economica, lamentarsi del fatto che il telefono manda in continuazione il messaggio di memoria in esaurimento. Nonostante abbia provato a spostare programmi da una parte all'altra, ci sono dei programmi che non girano sulla scheda di memoria esterna e quindi sono diventati un limite serio, per l'utilizzo di alcune applicazioni. Quindi direi, un plauso a Sony per aver integrato, uno spazio di memoria, così abbondante all'interno di un telefono, di fascia, prettamente economica. Telefono naturalmente dotato delle connettività Wi-Fi e Bluetooth, parte radio con HSDPA a 7,2 megabit. Per quanto riguarda l'interfaccia è personalizzata da Sony un po' con la grafica che siamo abituati a vedere nella famiglia Xperia, quindi possibilità di personalizzare i widget, quindi inserire dei widget, inserire dei collegamenti rapidi alla nostra home page. Interessante anche la possibilità che Sony offre già da diverso tempo di creare delle cartelle qui sui tasti rapidi che contengano più di un'applicazione. Quindi troveremo, per esempio, questa la troveremo di default, la cartella media con tutti quei software che fanno riferimento alla multimedialità del telefono, quindi il lettore MP3, la fotocamera, eccetera, eccetera. La parte telefonica, anche qui, viene utilizzata la nuova interfaccia che Sony ha lanciato qualche mese fa con la ricerca intelligente dei contatti, una grafica piuttosto minimalista, ma bella e direi ben funzionante. Idem dicasi per quanto riguarda la parte telefonica in senso stretto, il telefono funziona bene sia per quanto riguarda il dialogo con la rete e direi anche piuttosto bene per quanto riguarda la qualità della fonia nella capsula auricolare. Nulla di trascendentale di nuovo anche per quanto riguarda i programmi preinstallati, appunto qui si può vedere nettamente il lavoro grafico di Sony sull'interfaccia, proprio si riconosce immediatamente il lavoro grafico di Sony, ma non troviamo niente di veramente nuovo rispetto ad altri telefoni. Abbiamo client preinstallati, per esempio in questo caso di Facebook, troveremo, ecco, di particolare troveremo il Track ID che ci serve per trovare le tracce musicali solo facendole ascoltare al nostro telefono. Il telefono, dico subito, ha un funzionamento che trovo molto omogeneo. Chiaramente potrà ogni tanto patire qualche sovraccarico di lavoro perché naturalmente il processore, oltre ad essere un single core, ha una velocità di clock che non è più altissima, ma direi che è un telefono che è molto ben armonizzato, funziona bene. Ripeto, poi va anche considerato il prezzo d'acquisto che è estremamente contenuto. Andiamo a vedere anche il browser è il browser stock di Android 4, un browser che funziona direi senza dubbio bene per quanto riguarda la parte grafica, non ha incertezze nel caricare la pagina. Naturalmente la qualità della navigazione risente leggermente della dimensione del display che è così, diciamo, è limitata sia per quanto riguarda la diagonale fisica che per quanto riguarda la risoluzione in pixel. Ricordo che è 320x480, quindi non avremo imbarazzo di nessun tipo a navigare in internet, ma chiaramente dovremo adeguarci a delle dimensioni che sono naturalmente un pochino contenute. Bene, io direi che abbiamo fatto una panoramica abbastanza rapida di questo nuovo telefono, un telefono che tra l'altro è stato lanciato anche con la versione dual SIM che dovrebbe arrivare tra non molto, penso anche in Italia. Personalmente è un telefono che, facendo tutte le considerazioni e le premesse del caso, quindi che abbiamo a che fare con un telefono di fascia economica, eccetera, eccetera, è un telefono che mi è molto piaciuto esteticamente, funziona
senz'altro bene, quindi si pone come una interessantissima alternativa a molti altri marchi. Bene, ringrazio Stockhaus per averci messo a disposizione questo esemplare per la prova e vi rimando ai prossimi test. Un saluto da Ivan.